Al Benito Marcelletti di Pomezia è di scena l'incontro amichevole fra la SD Pomezia Calcio A5 e la Selva dei Pini. Per i padroni di casa si tratta del primo impegno ufficiale dopo il quadrangolare interno dello scorso 25 ottobre, mentre gli ospiti si presentano al campo con una formazione già rodata. La gara, alla fine, si rivela a senso unico. Già nel primo tempo, infatti, la Selva dei Pini si porta avanti nel punteggio grazie alle reti di Edoardo e di Fabio. Nella ripresa il Pomezia prova a reagire, ma sono ancora gli ospiti a passare grazie a Mattia. Nel terzo e nel quarto tempo, poi, la Selva dei Pini chiude definitivamente i conti. Per il Pomezia c'è gloria però per il piccolo Thomas, che realizza, con uno splendido rigore, il classico gol della bandiera. Ma andiamo con ordine e passiamo alle immagini del match. Sin dalle prime battute è la Selva di Pini a prendere il controllo delle operazioni. Dopo alcuni tentativi, gli ospiti sbloccano l'incontro al settimo minuto di gioco. In realtà, nella circostanza, la fortuna aiuta la Selva di Pini, con il portiere Pometino che non riesce a respingere la conclusione di Edoardo. La Selva di Pini non si accontenta e continua a spingere. Dopo 4 minuti ottiene il raddoppio. Questa volta è il piccolo Fabio ad insaccare da distanza ravvicinata. Finisce così il primo tempo. Nella ripresa la squadra di casa prova a reagire. Al secondo minuto mischia in area della Selva dei Pini, gli ospiti si salvano. Passa un minuto e l'estremo difensore della Selva dei Pini si supera, negando ai Pomitini la gioia del gol. È allora la compagine ospite a passare, grazie ad una rete di Mattia che fissa il punteggio sul momentaneo 3-0. Nel finale la squadra di Mister Domenico prova ad accorciare le distanze. Thomas scappa via sulla fascia, prende la mira, ma la conclusione finisce al lato di poco. Nel terzo tempo non c'è storia. Pronti via e gli ospiti tornano a segnare, questa volta grazie ad uno sfortunato autogol. Passano i minuti e il copione non cambia. La Selva dei Pini è inarrestabile e i padroni di casa non possono che inchinarsi alla micidiale forza d'urto degli avversari. Nell'ultima frazione, la Selva di Pini incrementa ulteriormente il proprio bottino di gol, grazie a Simone, che mette a segno il nono gol della giornata. A quel punto, però, c'è gloria anche per il Pomezia. Il piccolo Thomas si presenta dal dischetto, prende la rincorsa e non lascia scampo al portiere avversario. Nel finale, la Selva di Pini, per nulla sazia, va in rete altre 3 volte, fissando il punteggio sul definitivo 12-1. Al termine dell'incontro, dopo il consueto saluto al pubblico, abbiamo intervistato gli allenatori delle due squadre per conoscere il loro punto di vista su quanto espresso in campo dai rispettivi ragazzi. Partiamo dal mister della Selva dei Pini. Allora, al di là del risultato, ragazzi, ho visto abbastanza pronti e volevo chiedere innanzitutto se è soddisfatto di come è andata la partita. E, ovviamente il punteggio alla Loredà conta fino a un certo punto. Non conta nulla. Il punteggio alla Loredà non conta nulla. L'importante è che si divertano e giocano tutti a questa età. Quindi sono contentissimo di come è andato l'incontro, ringrazio anche il mister della società che ci ha ospitato, Domenico, qui, perché abbiamo dato l'opportunità di giocare tutti quanti i bambini, sono stati fermi pochissimo e si sono divertiti in egual modo tutti quanti. Quindi... Sì. Infatti le volevo chiedere quanto è importante per i bambini iniziare a prendere confidenza con le partite, incontrare altri avversari, capire anche quello che è il rispetto per l'avversario. Tantissimo, questa è una cosa fondamentale che dovrebbe cominciare dai piccoli per portarlo poi alle squadre maggiori. Purtroppo se non si insegna ai bambini piccoli, difficilmente poi uno col crescere, se nessuno gliel'ha detto, recepiscono. Quindi è bene che da piccoli venga proprio abituato il bambino a avere rispetto per la squadra che ha davanti, al di là della vittoria o meno, di quello che succede poi fuori. Ultima domanda, allenare bambini così piccoli sicuramente è una soddisfazione, ma anche una grande responsabilità. Voi durante i vostri allenamenti qual è la cosa principale che volete insegnare a loro che magari le possa servire per il futuro? A loro e ai bambini durante gli allenamenti è il modo per stare insieme, per togliere un pochettino dalla routine scolastica, dagli quei schemi scolastici che sono e portarli al campo e divertirsi. L'importante a questa età è fare gruppo e stare insieme a bambini e a compagni della loro stessa età. Siamo con il mister del Pomezia, abbiamo iniziato l'anno da poco, la volta scorsa c'è stato un quadrangolare interno, quindi diciamo che questa è la prima partita ufficiale. E al di là del punteggio le volevo chiedere se è comunque soddisfatto del lavoro che state portando avanti. Sì, io sono soddisfatto del lavoro che sto portando avanti perché il bambino recepisce lo sport come un divertimento. Quindi perdere oppure vincere non è importante, ma l'importante è divertirsi.
E ho visto che si sono impegnati tantissimo, si sono divertiti, hanno sorriso e hanno creato tante azioni, quindi stanno seguendo bene, diciamo, il mio progetto che sto portando avanti. Quindi è contento dell'esperimento e vogliamo chiedere se ci saranno altre occasioni per, certo, per questi ragazzi. Certo, ci saranno anche altre occasioni per organizzare queste manifestazioni sportive e per loro è, diciamo, una gioia, perché comunque stando a scuola molte ore dietro ai banchi seduti, fare un po' di movimento per loro è un diversivo.